Arriva in aria, Polidori per Moscardelli, Moscardelli, il pallonetto morbido, e raddoppia l'Arezzo con Moscardelli, doppietta di Moscagol, pallonetto morbidissimo, quanto delicato, anticipato da Sabatino, poi stanco, attenzione a Maiorino, la mette giù Maiorino, Maiorino, di... mette dentro col stanco rete, ha accorciato le distanze, stanco, al 36esimo, stanco, riapre all'improvviso la partita. Salviato, cross basso, balza il pallone, incredibile, incredibile pareggio della Cremonese, in un minuto la Cremonese trova il pareggio. Lo potremmo definire davvero uno psicodramma quello che ieri è avvenuto allo stadio Zini di Cremona, che conferma diciamo, i suoi effetti nefasti anche in una giornata perfetta, la gara perfetta dell'Arezzo per 80 minuti, quindi anche la tradizione sembrava sconfitta, compresa quella dell'arbitro della gara, che era la gara numero 13 in Lega Pro. In 12 volte aveva vinto le squadre di casa, un pareggio, mai una squadra in trasferta delle gare da lui arbitrate avevano vinto, insomma battute tutte, anche i ricorsi storici, e poi c'è stato questo finale davvero incredibile, del quale cercheremo di capirne per quanto possibile, perché il calcio ovviamente è strano, nulla faceva presagire
dopo l'ottantesimo, insomma, che sarebbe accaduto qualcosa del genere, e invece purtroppo si è materializzato. Ne parleremo insieme a Matteo Barzotti. Ciao Matteo. Buonasera. Bentornato. E poi ritroviamo tifosissimo dell'Arezzo Pierangelo Ceccherini, ben ritrovato. Buonasera. Allora, come dire, è difficile, no? Perché da una parte c'è una gara, forse è stata la miglior partita dell'Arezzo per 80 minuti contro la Cremonese, che è vero, aveva delle assenze di Lucchini, Porcari, via dicendo, era riuscito insomma a fermare Brighenti, a fermare Belingheri, a fermare insomma i suoi giocatori più rappresentativi. Quindi da una parte c'è da salvare questi 80 minuti, dall'altra però è l'ennesima rimonta, sono gli ennesimi punti buttati via, gli ennesimi errori che dimostrano più che altro la fragilità di questa squadra alla prima difficoltà. Quello sicuramente, secondo me il fatto comunque di questa sconfitta, perché tanto oggi, parliamoci chiaro, uno dei temi sottili che è già stato messo sul banco degli imputati, no? per questo pareggio, perché c'è tanta discussione su questi cambi. A mio avviso però il problema fondamentale, al di là dei cambi, è stato proprio il limite strutturale che sta venendo fuori pian piano di questa squadra, che poi è stato acuito ieri. Sicuramente fra i cambi quello che ha fatto più discutere è Moscardelli per Grossi, perché Grossi ancora deve riprendersi. Sicuramente se doveva servire un trequartista viene da chiedersi perché non Erpen, visto che quando entra a partita in corso ha fatto vedere buone cose e al momento sembra il trequartista più in forma. Limiti strutturali perché? Perché è un Arezzo, questo, che lo ha dimostrato più volte, sono arrivati 3 traversoni nel cuore dell'area e sono arrivati 3 gol. Non è un caso, l'Arezzo ha preso tanti gol su calcio piazzato, ha preso tanti gol su palla inattiva, su traversoni. La dimostrazione è che questa difesa a 4, quando si tratta di scappare, correre in velocità per il fuorigioco, è una buona difesa. Quando si tratta di stare lì dietro ad aspettare, non è una difesa fatta per aspettare, perché sui centimetri degli avversari soffre. Quindi secondo me ieri sì, ci può essere stata una valutazione al momento dei cambi, però sono emersi anche limiti strutturali di una difesa dove tra i migliori saltatori c'è un Muscat, c'è un Sirri, ma quando è stata costruita questa squadra si sapeva che Muscat ogni mese sarebbe stato assente una partita per andare in nazionale. Quindi alla fine sì, ci sono stati errori nei cambi, ma secondo me emergono anche delle lacune in questo organico, che ovviamente sono lacune che pesano soprattutto se uno vuole lottare per il primo e secondo posto. Se poi uno vuole lottare per il terzo o quarto posto, sicuramente è una buona rosa questa, però ripeto, quello che è venuto fuori ieri sono soprattutto dei limiti strutturali. Dopo vi chiederò, ecco, tra 3 elementi qual è quello secondo voi che ha pesato di più. Chiedo intanto però un'analisi anche a Pierangelo, anche delle ripercussioni, perché questa insomma, è una mazzata, perché questa gara, se fosse andata bene, poteva essere il trampolino per un campionato, ecco, proprio che puntava anche magari a una prima forse no, ma comunque a una seconda, terza posizione. Adesso c'è la consapevolezza appunto che è una squadra che prende tantissimi gol, e questo si sa, no? Le stagioni si costruiscono anche con i risultati e con quello che succede, quindi una squadra che incassa tutti questi gol è chiaro che non acquisisce sicurezza. Ma è una bruttissima mazzata, perché si può dire che le partite valgono tutte 3 punti, però ci sono partite che hanno un peso specifico più importante delle altre. E quella di ieri aveva un peso specifico enorme, perché se portavi via 3 punti da Cremona ti davi una dimensione di alta classifica sicura. E poi ci sono delle ripercussioni, incominciano piccole polemiche più o meno velate, il nome dell'allenatore incomincia ad andare sul banco degli imputati. È stata una vera mazzata, ora ne parlavo anche prima, una mazzata che mi ricorda, visto che ero presente nel settembre 2004, la sconfitta che abbiamo avuto con Marino a Verona, quel 5-3 che ancora avevo nella mente. Ora mi sembra che anche questa partita di Cremona si possa paragonare. Ci sono delle partite che se ti vanno bene possono girare anche un campionato, se ti vanno male bisogna stare attenti, bisogna lavorare anche dal punto di vista psicologico, penso sia la società che l'allenatore, perché possono avere delle ripercussioni.
Infatti quella gara di Verona ne ebbe, perché da un Arezzo spettacolare delle prime giornate, quella partita, quella rimonta subita, cambiò purtroppo diciamo, il percorso dell'Arezzo di Marino. Allora, avete parlato di Sottili, sentiamo allora queste dichiarazioni che ha rilasciato in conferenza stampa, possiamo proporvele praticamente solo noi. Allora sentiamo che cosa ha detto ai giornalisti di Cremona in particolare, che gli chiedevano, ovviamente sentirete, se non era il caso di cautelarsi un po'. È il bello e il brutto del calcio, tante le volte. Per chi la vince è bello, per chi la perde è molto brutto. Perché è una partita che per tre quarti di gara, se non di più, hai stradominato. Hai avuto in più di un'occasione la possibilità di chiuderla definitivamente, di andare sul 3-0. Poi ti ritrovi nel giro di due minuti in parità. E nonostante poi dopo alla fine non ci siano state, dopo il 2-2, grandi occasioni da gol, anzi è stata credo una per parte, alla fine è arrivata la beffa partita finita. Questo è soprattutto a livello sì di classifica, chiaro, però insomma a livello psicologico è un contraccolpo grosso, perché per quello che hai fatto vedere quest'Arezzo non è certo inferiore a quello che ha fatto vedere la Cremonese. Sta di fatto che loro si portano a casa 3 punti, noi no, e quindi vuol dire che qualcosa in più di noi o qualcosina in più di noi alla fine hanno. Però io dico che da questa partita i ragazzi devono avere la consapevolezza che non devono uscire a testa alta, non devono uscire a testa alta, ma con la consapevolezza che dobbiamo sempre lavorare per ottimizzare al meglio per tutto l'arco della gara quello che facciamo durante la settimana, perché altrimenti rischiamo di buttare all'aria, come ci è già successo in passato, partite che domini e che purtroppo non riesci a portare a casa risultato pieno o addirittura oggi neanche un punto. Questo la marco grande, questo. C'è un errore, qualcosa che viene sgomberato, non so, nel finale qualcosa che ha determinato la remonta della Cremonese. L'ho detto prima, gli errori possono essere partiti a monte quando non hai chiuso la gara, non sei andato sul 3-0, non avendo concesso neanche un tiro in porta alla Cremonese fino a quel momento. Poi ci sono delle situazioni dove quando ti porti giocatori forti, strutturati, esperti, basso negli ultimi 16 metri, è normale che qualcosa possano sempre trovare. Noi da quel punto di vista lì, nel secondo tempo, non siamo stati bravi come nel primo, nella parte finale, a liberare e pulire l'area di rigore. Nel primo tempo l'abbiamo tenuta quasi sempre libera, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meno e questo l'abbiamo pagato oltre ogni nostro demerito. Ecco. Mister, sul 2-2, in quel momento lì non andava congelata la partita, invece la squadra ha continuato a giocare, rischiando di segnare, ma ha preso il gol. Forse in quei momenti lì, mancando così poco, non vale la pena portare a casa il pareggio. Ma tu quando sei 2-2 in una condizione psicologica dove l'avversario ti rimonta, cosa fai? Ti tieni basso al limite dell'area di rigore e stai lì quando hanno trovato 2 gol su 2 situazioni, oppure cerchi di allentare la pressione, ma non lo puoi fare con un giro palla basso, non lo puoi fare con un retropassaggio al portiere, devi avere la capacità di farlo un pochettino più alto. Io dico che non è stato per quello lì, perché se andiamo a vedere quando abbiamo subito gol, non abbiamo mica subito gol in contropiede, abbiamo subito gol con tutta la squadra schierata, quindi
l'analisi. Una domanda, nell'ultimo quarto d'ora è stato concesso troppo sugli esterni al Cremonese, mentre nel primo tempo i palloni erano alti, prevedibili, comunque la difesa era ben piazzata, nel secondo tempo i gol sono nati da palloni partiti agli esterni. È stato quello un po' l'ultimo quarto d'ora che ha cambiato quel tipo di modo di attaccare la Cremonese, o di spazi concessi. Ma la Cremonese non ha cambiato modo di attaccare, perché è sempre rimasta 4-3-3. È rimasta 4-3-3, 4-3-1-2 prima, poi già dall'inizio secondo tempo è rimasta 4-3-3, è arrivata a mettere qualche pallone in più dall'esterno per la qualità nell'uno contro uno di Maiorino da una parte, e una volta che è salito Salviati dall'altra. Tra l'altro ha messo un cross anche di sinistro, non l'ha neanche messo di destro, cioè tra l'altro lui Masciangelo era anche andato a coprire il piede forte, è rientrato, l'ha crossata, l'hanno messa dentro. Purtroppo in queste situazioni noi, dove regaliamo un po' di centimetri quando siamo bassi e schiacciati nella nostra area di rigore, qualcosa concediamo, ma ripeto, pensare di non concedere per tutta la partita, come abbiamo fatto per 75 minuti, neanche un tiro in porta alla Cremonese, credo che possa essere difficile da immaginare. Il rammarico è che nel momento in cui gli concedi 15 minuti, ti fanno 3 gol. Questo è il grande rammarico. Buscardelli poteva portare a casa il pallone, no? Se l'avesse portato a casa, probabilmente avrebbe portato a casa anche 3 punti. Non so se era ancora un'altra stoccata dopo, perché l'aveva già detto prima dell'occasione, se avessimo gli errori partono a monte, se avessimo fatto il 3-0, no, la gara l'avremmo vinta. Certo, quell'occasione regalata da Polak sullo 0-2 ha pesato, ovviamente non è l'unica responsabile di questa situazione, probabilmente non c'era neanche il fuorigioco sul gol che poi ha fatto Moscardelli. Come hai visto Sottili, che è sembrato comunque, anche osservandolo sulla panchina, era agitato anche sul 2-0, cioè non sembrava tranquillo. No, non sembrava tranquillo perché lui è il primo consapevole, come dicevamo prima, che l'Arezzo non è una squadra fatta per aspettare. L'Arezzo non ha la difesa, o comunque non hai i centimetri in difesa che ti permette di stare tranquilla sui calci d'angolo. Se andiamo a vedere, il miglior difensore su palla in attiva a favore dell'Arezzo è stato o Moscardelli o Polidori. Quindi è una difesa che sulle palle alte soffre, quella Amaranto, sui traversoni. È una difesa che fa bene il fuorigioco, ma è una difesa che non può aspettare per poi innescare il contropiede. E l'Arezzo che può giocare appunto col fuorigioco, un Arezzo che può giocare in contropiede, cosa che ha fatto, perché il gol di Young è venuto da una ripartenza, il gol di Moscardelli il secondo è venuto da una ripartenza, la terza rete poteva essere un altro gol su rinvio da dietro e Polak che ha fatto l'errore, tra l'altro un errore simile ti ha portato alla vittoria con la propria scienza, ieri l'hai pagata a caro prezzo, però si torna lì, è un Arezzo che deve attaccare, non è un Arezzo questo fatto per difendersi, per quello che mi è venuto da pensare prima ancora del problema delle sostituzioni del mister, a problemi proprio strutturali a livello di giocatori scelti in estate. Questo non vuol dire che l'Arezzo è una squadra da parte bassa della classifica, tutt'altro, però la vedo più difficile per competere nelle primissime posizioni. Ecco, alla domanda, no, Pierangelo, lui dice cosa fai, ti metti basso, che sai che è la tua difficoltà, no? Perché tra l'altro c'era già Stanco, che insomma era abbastanza alto, è entrato Scappini, quindi a livello di centimetri la Cremonese era messa, diciamo, nel finale era pericolosa, quindi lui giustifica così la mossa di, diciamo, inserire Grossi. Ma guarda, io ho rivisto attentamente le tre reti, però ora smetto anche di guardarle, perché ogni volta che le vedo, vedo un errore ancora più marchiano. Io, per quanto riguarda il discorso della forza difensiva dal punto di vista atletico, effettivamente noi paghiamo qualcosa. Però Fabio, guardare le reti che abbiamo preso ieri, via, non è possibile. Una volta può succedere. Abbiamo subito 3 traversoni, di cui 2 dalla sinistra e 1 sulla destra. I primi 2 non erano dei cross nemmeno fatti benissimo, erano palle buttate dentro, a mezza altezza, quasi raso terra, e il terzo invece era un pallone alto. Non è che in questi traversoni, come
noi abbiamo fatto la prima rete di Moscardelli, uno si alza di testa, forte fisicamente, la schiaccia, la mette dentro e non c'è niente da fare. E sono state palle palle in aria che il difensore era piazzato male. Poi questa difesa gli manca proprio, diciamo, un'organizzazione difensiva, un aiuto, un leader che può chiamare certe situazioni. E questi difetti l'ha denotati fin dalla prima partita con il Como. Poi, sai, nel calcio, come d'altronde da tutti gli aspetti della vita, i numeri parlano chiaro. Insomma, dopo 8 partite abbiamo subito 11 reti, 11 reti è un gol e mezzo a partita. Evidentemente c'è qualcosa, oltre che nei difensori, che non sono fenomeni sinceramente, anche in un'organizzazione generale della difesa che non c'è spesso un aiuto l'uno con l'altro. E poi, andando proprio sui singoli, vediamo che lo stesso Millesi lo conosciamo bene, però bene o male era una riserva di Madrigali e di Monaco, dopo che è stato ceduto che Monaco. Ha segnato poi in questo. Sì, sì, dopo un po' di panchina, anche Madrigali dopo un po' di panchina a Cosenza, visto che ieri ha giocato. Lo stesso Sirris è una squadra, vedo, che vuole stravincere il campionato, l'ha fatto andare via senza tanti problemi. Sono dei buoni giocatori, però denotano delle deficienze proprio di integrazione anche come reparto fra di sé. Ci fermiamo e poi cercheremo ancora di capirne di più tra poco su questa situazione. Sentiremo anche la parte della Cremonese con Tesser, sentiremo poi anche l'intervista a Polidori, vedremo anche la Berretti, che ha avuto un percorso invece per fortuna opposto. Ci vediamo tra poco. Di nuovo in diretta, e allora, come dicevamo prima, anche sui social network i tifosi, insomma, hanno un po' messo sul banco degli imputati Sottili, qualcuno l'ha chiamato lo Zeman di Figline, sai, altre, diciamo, definizioni. Si prende più gol della squadra del prete, è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Allora, però, vi faccio vedere, diciamo, 3 immagini dal sito ufficiale dell'Arezzo. Allora, la prima immagine che, diciamo, è emblematica di quella che è stata appunto la critica maggiore che è stata fatta a Sottili, cioè o tieni ancora in campo quegli 11 che non davano segnali di particolare resa, oppure se cambi cerchi di cautelare, nel senso, c'erano delle soluzioni in cui magari, senza abbassarsi, però magari si poteva in qualche modo tentare di arginare, gestire più che altro il finale di partita. Ricordiamo che è entrato Grossi, vedete qui è il momento dell'uscita di Moscardelli, poi a 2 minuti alla fine entrerà Corradi e ancora prima Masciangelo per Arcidiacono. Da dire che Sottili probabilmente aveva azzeccato di giocare con Arcidiacono e Yanga, all'inizio magari poteva sembrare una formazione un po' troppo offensiva, invece di fatto hanno impedito per 80 minuti agli esterni della Cremonese di fare quello che poi farà Maiorino in seguito. Il secondo punto è proprio la mossa di Tesser, che inserisce Maiorino che comunque ha messo lo zampino nelle varie reti, perché comunque ha fatto il cross della prima, ha fatto il palla zampata del secondo gol. La terza è quello che diceva prima Pierangelo, cioè la fragilità difensiva di questa squadra, che in certe situazioni specialmente va abbastanza, direi molto, in difficoltà. Ecco, quale di queste 3 cose, Matteo, secondo te ha pesato di più? La fragilità difensiva, perché se capita, a volte capita, insomma, di essere alla nave a vedere gli allenamenti, e c'è una cosa che Sottili sta ripetendo in più di un'occasione prima di mandare i ragazzi a fare la doccia, e prova appunto le coppie in mezzo all'area, vale a dire da una parte Sirri Milesi, Sirri Solini, Sirri Muscat, insomma, ci siamo capiti, che sono liberi da soli dentro l'area, e lui crossa in mezzo proprio per abituare il difensore a spizzicare di testo, a respingere il pallone di prima. E questa è una cosa che mi ha colpito ultimamente, che è un esercizio che scolastico, ma che viene ripetuto più volte, proprio perché è una cosa che forse manca ai giocatori, non so se più è un discorso di tecnica o di testa, però secondo me è la fragilità difensiva, al di là dei cambi, perché poi se si volesse analizzare i cambi, Foglia dopo 10 minuti del secondo tempo aveva i crampi, e forse il primo cambio da spendere poteva essere quello.
poi dopo giustamente uno ragione e dice ok, però chi entra? Corradi, che è un esterno adattato a mediano e da doti offensive, o faccio entrare Rossetti che ad Alessandria aveva accusato il colpo? Si torna lì, insomma, ci sono limiti. Limiti anche di cosa? Di scelte, perché la Cremonese, guardavi la panchina, ovviamente io faccio un esempio, se, e gli auguro di no, se Luciani prende un raffreddore e Muscat è nazionale, che succede? Si prova Ba, un 98 che faceva il mediano fino all'anno scorso nella Berretti Alessandria, bravissimo ragazzo, però insomma penso che sarebbe un po' pesa. Fermo restando, ripeto, non è una critica a distruggere, è una constatazione che ci sono dei limiti, ma se l'obiettivo non è vincere il campionato, ma alzare l'asticella e quindi competere, non dico per il primo o secondo posto, per il terzo e per il quarto, è un'ottima squadra questa. Quindi dipende dall'obiettivo, Pierangelo. Sì, dipende dall'obiettivo. Matteo ha detto proprio quello che doveva dire, la verità assoluta. È stato acquistato forse qualche mezza punta di troppo, perché lo stesso Grossi, che poi mi sembra che abbia un contratto anche biennale, un contratto anche un po' pesantuccio, con Erpen spesso e volentieri non ne gioca nemmeno uno, tutti e due sono in panchina, se si gioca con due punte e due giocatori abbastanza di attacco sulle fasce laterali, stanno tutti e due in panchina. E mentre invece dietro abbiamo delle deficienze anche dal punto di vista proprio numerico. Io non so com'è Solini, perché Solini non l'abbiamo mai visto, l'hanno preso come un difensore, però non so, evidentemente l'allenatore non lo ritiene all'altezza della situazione. Abbiamo fatto giocare Millesi con la spalla ancora non completamente guarita, sicché effettivamente la rosa qualche problema, qualche problemino ce l'ha. Dopo, chiaramente, come ha detto Matteo, se il nostro obiettivo è arrivare nelle prime cinque e fare i playoff anche in una situazione di classifica non ottimale, per cercare di alzare leggermente l'asticella dello scorso anno, può andare benissimo anche una rosa di questo genere, altrimenti qualcosina da discutere ora e da fare al mercato quando riaprirà, ci sarà da guardare, da far qualcosa senz'altro. Sentiamo allora Tesser come si è ritrovato questi tre punti, come l'ha presa. Sentiamo. Era dura, è il momento che ci eravamo allungati un po' di più, ed era il momento che giocavamo meno, ed era il momento in cui anche per loro hanno accusavano per la fatica, che si sono abbassati tantissimo, e quindi magari qualche palla così sporca, perché non stavamo più giocando su situazioni pulite di gioco, di sviluppo, di manovra. Chiaro che l'entrata di Maiorino ha dato subito un po' di vivacità sugli esterni, e con le sue qualità è riuscito a darci un'accelerata importante. Ecco, un Arezzo che per almeno 80 minuti comunque era riuscito a mettervi anche a imbrigliare un po' quello che lei aveva provato. Ecco, le chiedo poi la differenza, cosa l'ha fatto, la voglia di crederci di più della Cremonese? Guarda, intanto l'Arezzo aveva un'ottima considerazione, l'ha confermata. Ha giocato bene. Io penso che noi abbiamo fatto nel primo tempo che tutti questi signori qui a Cremona dicono, io penso che noi abbiamo fatto un buon primo tempo. È chiaro che se poi vengono di là una volta e fanno un cross, fanno gol, uno porta palla a 60 metri, ha fatto un cross, e uno, Moscardelli bravo, va nell'uno contro uno. E nel secondo è stato un rimpallo che non voleva girargliela, ha stoppato male la palla, si è trovata davanti e ha fatto 2-0. Per me i miei sono già bravi a tenere il campo bene, perché non abbiamo mai sbragato, parlo del primo tempo. Abbiamo sbragato un po' di più nel secondo, che ci siamo persi le nostre geometrie, il nostro modo di stare in campo, ci siamo allungati. E lì è venuta fuori più la grinta, la volontà di andare anche in avanti in maniera scriteriata, perché ha avuto l'opportunità anche di fare il terzo gol Arezzo solo nel secondo tempo, perché nel primo tempo altre situazioni non ne ha avute importanti, ne ha avuta una grossa. E poi com'è il calcio, che in un minuto può cambiare. Era l'unica cosa che ho detto ai miei calciatori, di crederci fino in fondo. Non è facile dirlo dopo, però è il primo tempo, perché nel calcio basta un minuto per poter cambiare tutto. E noi abbiamo trovato il raddoppio, al di là del primo gol che ci poteva anche stare, facessimo un gol. Il raddoppio dopo 30 secondi, dopo un minuto, e lì cambia, cambiato decisamente la partita, che noi in fiducia
ci abbiamo creduto. Poi che arrivi a 30 secondi dalla fine, serve quel pizzico di sorte che per far bene è indispensabile. Si aspettava Cidiago e Yanga all'inizio, che hanno bloccato molto, no, gli vostri esterni, insomma, sì, sì, mancava da lontano, si abbassavano a fare i sesti, sono stati molto bravi, le mancava da lontano all'inizio d'azione, però la bravura è che consentivano di rimanere molto stretti, ma cosa che avevo già visto sulle cassette ai difensori, ai due esterni bassi, e se rientravano fino in fondo ed erano poi la gamba per ripartire. Però se rivedete la partita, non credo che sono ripartiti tante volte con la pericolosità, sempre propositivi, una squadra sempre molto ben messa e che è ripartita. Io ho visto la partita con l'Alessandria, alla fine l'Alessandria è andata di lusso, no? Adesso primo tempo 0-0 contro di voi, poi magari alla fine il secondo tempo ce l'ha anche fatta, per dire, abbiamo visto che era una squadra che è positiva, che è propositiva e quindi che crea situazioni, è un'ottima squadra, ben messa in campo e tutto, però che mi aspettassi questa formazione sicuramente sì, decisamente sì. Se l'ha detto il vero o no. Vediamo invece Ferretti che cosa ha scritto dopo la gara, magari si aspettava un Ferretti su Facebook polemico, quantomeno amareggiato, invece sarà sicuramente amareggiato, però il messaggio che ha lasciato, eccolo qua: al di là del risultato mi sento di ringraziare e complimentarmi con Moscardelli, ma non avevo dubbi, è un fuoriclasse, grazie Mosca. Altresì ringrazio il nutrito gruppo di tifosi che hanno fatto tutti questi chilometri per vedere la squadra del cuore, grazie, un abbraccio a tutti, il press. Diciamo che ha preferito andare con i ringraziamenti, poi non sappiamo ovviamente che cosa avrà detto, no, Matteo, nella telefonata, che immagino, nelle telefonate, sì, che ci saranno, sì, state. La telefonata sicuramente ci sarà stata, vediamo, speriamo non ci siano state scorie. Sicuramente ha usato lo zuccherino sperando che possa essere d'aiuto, visto che ora arriva la Racing Roma. Che tra l'altro ne ha prese 4 dal Siena, quindi sembra l'avversario, sembra, perché qui abbiamo concesso palli e gol un po' a tutti, però sembra l'avversario in questo momento forse quello che ci voleva per rifarsi, no, di questa gara, e non basterà una gara per rifarsi. Sentiamo allora anche Bolidori, che è stato l'unico giocatore che è venuto in sala stampa. Purtroppo sì, abbiamo perso in malo modo. Il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, la partita che il mister, che noi insieme al mister avevamo preparato. Stavamo sopra 2-0 e poi il secondo tempo abbiamo creato degli errori che sicuramente in settimana li andiamo a vedere con il mister per migliorare e cercare di non farli più, perché questa era una partita importante e vista come si era messa potevamo fare molto meglio e portare a casa il bottino pieno. Purtroppo difficile commentarla, e perché portiamo a casa 0 punti e sicuramente dobbiamo fare molto di più sin da lunedì, da martedì, per cercare di rifarci subito domenica in casa. Ecco, una gara così può lasciare comunque delle scorie anche psicologiche, perché comunque era uno scontro diretto contro un'altra formazione comunque tra le favorite di questo campionato, e l'Arezzo ne stava uscendo anche con grande autostima prima ovviamente del blackout finale. Ma no, mentalmente stasera dobbiamo tornare a casa e non pensarci più. Da martedì dobbiamo metterci sotto per pensare alla partita di domenica, perché se tanto ormai questa qua è finita, è terminata e abbiamo buttato questi 3 punti, perciò da martedì dobbiamo subito pensare alla sfida di domenica per rifarci subito. Se andiamo a pensare, ripensare alla partita di oggi, dopo mentalmente diventa molto pesante. È inutile parlare di queste cose, dobbiamo sicuramente migliorare per prendere meno gol, sicuramente lo faremo sin da martedì, perché non possiamo e non dobbiamo
subire questi gol, soprattutto se siamo 2-0 fuori casa contro una, contro un'ottima squadra che punterà sicuramente fino alla fine dell'anno per vincere il campionato o per stare sulle prime posizioni. Perciò a martedì ci mettiamo sotto e pensiamo anche a migliorare sulla fase di non possesso, sulla fase difensiva. Non so se sono problemi di attenzione di, o che non lo so, adesso non so che dire, perché voglio rivedere la partita e vedere un po' dove abbiamo sbagliato. Per ora è un po' difficile stare a commentare questa partita. È un po' abbattuto, sì. Anche perché insomma tra l'altro aveva avuto quella grande occasione, grande parata di Cavaglia nel finale. Sottini, nella conferenza stampa del giorno prima, insomma, della gara di Cremona, a un certo punto ha parlato dei campi della nave, dicendo che insomma questo fatto di allenarsi in un campo, adesso da domani ci hanno giocato la Berretti, ma tra poco la vedremo, gli allievi giovanissimi tutti nello stesso campo, anche col maltempo, la pioggia che c'è stata, dice insomma è una situazione che indubbiamente ci penalizza, e tra l'altro è una situazione che non sembra avere sbocchi immediati, perché poi la situazione del Chimera sembra, degli ex campi del Chimera sembra, diciamo, non di immediata soluzione. Anche perché poi tra l'altro immagino che nel momento in cui i terreni di gioco del Chimera, dell'impianto di Via Golgi, sono tornati al comune, anzi andranno all'Arezzo, dopo comunque il terreno da gioco in erba naturale va sistemato, ci vorranno 2, 3, 4 settimane, e poi con la stagione attuale che sarà in autunno non penso che sia così facile risistemare in campo da calcio con la pioggia continua, okay. Quindi non è sicuramente una situazione facile. Sottili ha parlato anche dei problemi che ci sono legati a un terreno di gioco sfruttato come quello della nave, che comunque è più piccolo, è inutile girarci intorno, è più piccolo del comunale, non è come il comunale, quindi è chiaro che certi movimenti non li può provare, è chiaro che certe sudre devi interrompere prima, perché se il terreno è troppo isolato c'è il rischio di infortuni, è una situazione difficile. Ecco Pierangelo, alcuni, anche qui leggendo sui social, alcuni tifosi dicono però anche i vecchi campini, no? Vecchi nel senso quelli della famosi antistadio, non erano dimensioni diciamo regolari, no? Quindi sembra, alcuni dicono è un po' una scusa, però il problema c'è però di fatto. Una scusa non lo è affatto, anzi io non voglio entrare nemmeno nel merito di chi ha responsabilità, di chi ha promesso, non ha promesso, io dico soltanto dal di fuori che è scandaloso che una società professionistica abbia queste situazioni. Era scandaloso anche lo scorso anno quando prendevano le loro macchine e andavano a inviarno e tutti sudati ritornavano a fare la doccia al comunale. Insomma, è una situazione qui che un paio d'anni è scandalosa, cioè non è un'esagerazione dire questo, anche perché la nave, cioè avere un solo campo con dimensioni ridotte per far giocare 5 squadre e far allenare la prima squadra, poi so che a Castiglioni c'è anche qualche squadra dell'Arci che ci va a giocare e compagnia bella, come si fa ad andare avanti? E come ha detto Matteo, anche se domani danno il Chimera, ma lo daranno forse all'anno nuovo, forse danno il Chimera, come si fa a mettere a posto dei campi che sono lì in disfacimento da mesi e mesi e mesi? È un qualcosa che veramente stride con le ambizioni di una società che può anche può alzare l'asticella quanto si vuole, ma senza strutture non si va da nessuna parte. Allora, vediamo la nave, più che altro vediamo la Berretti, che come vi dicevo ha avuto un rovescio, diciamo, di risultato a favore, perché proprio nel recupero è arrivato anche qui il gol del 3-2. La terza giornata del campionato Berretti, la formazione Amaranto allenata da Elvis Abruscato dopo il debutto vincente 3-2 con la Lupa Roma è stato sconfitto in trasferta in casa del Pistoiese per 2-1 e quest'oggi affronta l'Olbia, formazione che al primo turno ha riposato, mentre nella seconda giornata ha iniziato con una sconfitta battuta in casa dal Pontedera per 2-1. Selis, avanza l'Olbia,
Celis lo scatto, attenzione a quella di Gungui, ancora una volta lanciato verso la porta, tutto solo, Gungui la piazza e l'Olbia trova il vantaggio al terzo contropiede, al 42esimo e 30, Gungui porta in vantaggio l'Olbia. Pronto al cross Capogna, Salvestroni al volo, gran gol di Salvestroni che pareggia subito al 44esimo, un gran gol, si è coordinato, destro secco e palla in rete, calcio d'angolo numero 6 per l'Arezzo, battuto. Palla che passa, attenzione c'è Metolli, tutto solo, Perugini la manca, Barellini, rete, il 2-1 dell'Arezzo con Barellini, sembrava non voler entrare neanche questo pallone, poi alla fine dopo che l'aveva mancato Perugini, dopo che Metolli non era riuscito a deviarlo verso la porta, è arrivato Barellini che probabilmente trovando anche... No, girando la deviazione, comunque pallone che si è infilato, l'Arezzo ribalta il risultato al quarto minuto. Arezzo che poco fa ha subito il gol del 2-2, purtroppo si è abbattuto un nubifragio qui sulla nave che non ha particolari coperture, quindi non siamo stati in grado di documentare il gol del 2-2 in mischia, segnato Dieng, il gol del pari dopo che l'Arezzo ha sprecato tante occasioni tra primo e secondo tempo. L'Olbia ha trovato il pari quasi al 90esimo con Dieng, angolo per l'Arezzo, attenzione, manca il pallone, il portiere Degliana, tutta la squadra praticamente che sale, parte l'angolo, manca il pallone, l'autogol, l'Arezzo passa in vantaggio al 92esimo, il controsorpasso dell'Arezzo, 3-2, credo che sia stata una evidente autorete sul pallone che è arrivato in area di rigore, si abbracciano tutti. Questo è il paradosso del calcio, crei tante occasioni, hai la possibilità di chiudere la partita e difatti proprio dalla panchina dicevo ragazzi attenti perché quando è così prima o poi l'avversario magari con l'unica arma che aveva in questo momento, oggi poteva pareggiare la partita. È stato così, abbiamo concesso 3 palle gol su 90 minuti, quindi sono contento per i ragazzi, per il lato propositivo della squadra, come attacca, come chiude gli spazi, ma questo non deve essere presuntuoso, non deve essere una cosa di presunzione, dobbiamo sempre essere accorti perché l'avversario non va mai sottovalutato, sono molto felice per i ragazzi, molto. Allora, la felicità di Abruscato, l'ultima cosa la chiedo a Pierangelo perché so che il Museo Maranto sta diventando realtà, no? Ma realtà, per ora l'unica cosa che, diciamo quasi sicura è che verrà dato uno spazio lì dove erano quelle associazioni, sembra dove era l'Unione Ciclistica, l'unica cosa quasi sicura è quella, anche perché si parla di museo ormai da diverso tempo. Anche però mettere su un museo come si deve ci vogliono tempi lunghissimi, anche se di materiale ne abbiamo tantissimo insieme a Stefano Turchi che ha migliaia e migliaia di foto, ma oltre che foto ci sono opuscoli, ci sono giornali, pubblicazioni, abbiamo tantissimo, anch'io ne ho una marea, vediamo un po' quello che si può fare e poi anche al momento giusto chiederemo collaborazione anche agli sportivi, ai tifosi, chi vuole partecipare, anche se non è una cosa facile mettere su un museo. Io sono andato a vedere come è strutturato il museo dei storici, del collezionismo storico aretino, è una cosa bellissima, con delle teche, con delle situazioni, vediamo un po', ora la gran passione che abbiamo, io per dire domenica alla Fiera dell'Antiquariato ho trovato delle cose su Arezzo Vecchia che nemmeno mi aspettavo, sull'Unione certo. Sportiva Arezzo Vecchia che nemmeno mi aspettavo, delle targhe oppure delle figurine degli ex sì. Amaranto con le altre maglie, ma vediamo un po', materiale tantissimo. C'è anche un sito, no? C'è un sito che è già... Sì, ora ha messo su Stefano insieme, mi sembra, Gigi Dini,
hanno messo su un sito dove Stefano tutti i giorni mette qualcosa che è successo nella stessa data 30-40 anni prima. Che si chiama, come si chiama il sito? Si chiama Museo Maranta US Arezzo Story. Ok, quindi cercatelo e salutiamo Stefano, ovviamente. Grazie a Matteo Marzotti, grazie a voi. Dopo la replica delle 21 sarà insieme a voi con Zona Dilettanti. Ci rivediamo presto con Pierangelo. E mercoledì, ricordo, Mondo Amaranto, proprio dedicato alle giovanili e al calcio femminile dell'Arezzo. Buona serata.